Allora, diamo il benvenuto a Cassandra, ma abbiamo qui da con noi Matteo Ravazzi. Ciao, ciao, ciao a tutti, grazie. Come va? Come questo periodo post X Factor? È arrivato il freddo, quindi ci stiamo un po' attapirando, ma in realtà è stato molto, è tutto molto divertente perché succedono tante cose che magari alcuni non si aspettavano, non ci aspettavamo neanche. Quindi molto frizzante, diciamo, nonostante il freddo. Nonostante il freddo. Perfetto. Voi avete lanciato direttamente a X Factor il primo singolo, Kate Moss, e successivamente nei giorni scorsi, novembre. Ci vuoi un po' presentare i due singoli? Sono molto diversi, sono due pezzi molto diversi e credo che sia anche stato abbastanza naturale farli uscire uno prima e uno dopo, perché rappresentano molto bene le due nostre facce, una sicuramente più garrosa, passiamo il termine, più presa bene, anche a discapito magari di una struttura, di una costruzione compositiva comunque povera, mentre l'altra invece è un pezzo più riflessivo, più intimo, più tranquillo, più raffinato anche nella composizione, negli arrangiamenti. Quindi sono due facce che volevamo mostrare subito per presentarci, sono due biglietti da visita che danno subito l'idea, no? Un po' del gruppo. Ok, perfetto. Poi un'altra cosa, ascoltando proprio i due brani, ho notato che avete citato in Kate Moss, Lucio Dalla, e in novembre Vasco attraverso Sally. Come mai queste citazioni? Sono due punti di riferimento. Sono due punti di riferimento. So che possono apparire dei ganci, no? Che strizzano l'occhio un po' al pubblico, ma in realtà sono veramente due riferimenti per me e per mio fratello, che siamo quelli che scriviamo i pezzi. Sì. Sono due riferimenti molto importanti di una delle anime che compone questo gruppo, che è l'anima cantautorale. Quindi noi siamo cresciuti ascoltando i cantautori, da De André, i grandi miti di André, Dalla, appunto, Battisti, Vasco, poi arrivando più ai cantautori moderni, non mi vergogno di dire, per me Calcutta, il primo disco è stato per me seminale, come il primo disco dei Baustelle, come il primo disco dei Cani. Sono per me dischi cantautorali, nel senso intesi come scrittura di una canzone, di un pezzo. Quindi era normale che poi finissero, ma non sono le uniche citazioni che facciamo, anche gli altri pezzi che usciranno, perché fanno parte di noi, quindi è abbastanza immediato. Perfetto. E sicuramente la vostra esperienza, soprattutto anche coi live, è molto forte nel vostro percorso. E il palco è sicuramente casa vostra, si è anche visto durante le esibizioni. Non so, il vostro stile si può definire un rock con venature pop? O esattamente le due anime che dicevo prima. Da una parte c'è l'anima cantautorale, che esce fuori con anima pop, cantautorale, che quindi esce fuori con le melodie, con i pezzi. Poi io la chiamo più un'attitudine rock, quindi un approccio rock che ovviamente poi nel live ha il suo massimo, la sua massima, diciamo, esposizione, però anche durante le registrazioni a noi ci piace l'errore, noi abbiamo, per me poi questo è rock, poi ognuno ha la sua visione, per me il rock è il culto dell'errore, della immediatezza, dell'istinto, quindi anche a discapito poi della tecnica. E quindi noi crediamo molto in questa cosa qua, in questo tipo di approccio qua. Perfetto, che poi è anche la parte più viva e più bella anche nel live con il pubblico e tutto. Dico che è casa nostra, ma non è un modo di dire, cioè noi ci sentiamo veramente a casa, nel senso, a nostro agio, cioè per noi stare sul palco ci sentiamo molto più a nostro agio che per esempio fare intervista, stare in televisione. Ci sentiamo proprio nella nostra comfort zone, quindi poi intanto è giusto cambiare, allontanarsi anche dalla comfort zone, però insomma quando siamo lì siamo contenti e felici. Okay. Ma voi a che direzione artistica state puntando? Cioè molto più sui live, puntate su, nello specifico anche sui testi? Allora, ora dopo questi due anni io darei un rene per tornare a suonare il domani, quindi spero poi di poter tornare a suonare il più velocemente possibile e tanto. Poi la direzione artistica è in realtà cercare di
riportare l'energia che noi mettiamo, riusciamo a dare nei live, portarla sempre in maniera più marcata nelle registrazioni, in quello che è poi il pezzo registrato. E questo è molto difficile, ci stiamo parlando da tanto, è molto difficile perché poi quando sei in studio ci sono cioè soprattutto nell'approccio moderno, le correzioni, le sovraincisioni, linee qua e là, e quindi poi si perde, no, una certa energia primordiale che c'è all'inizio. Quindi il nostro obiettivo è cercare di mantenerla il più possibile. Ma questo prendendo poi anche ispirazione, come dicevi prima, magari anche dai cantautori italiani, quindi che potrebbero magari dare nuove idee per i prossimi brani, e poi tornando un passo indietro, il vostro gruppo prende il nome da un murales, da una scritta che avete trovato, Cassandra Manchi. Non so, ci potrebbe essere, non so, un murales o un artista che magari potrebbe ispirarvi per dei nuovi brani? In realtà noi ci lasciamo ispirare da una frase molto fatta, da tutto quello che ci circonda. Però in realtà noi siamo persone normali, cioè non è che io vorrei farla, ma non vorrei viaggi in Africa e vengo ispirato dalle tribù. Cioè, per me sono robe di tutti i giorni e a me piace trovare del bello nelle cose di tutti i giorni, nelle cose che apparentemente non sono belle. A me invece piace trovarci una poesia. Quindi io sono un grandissimo appassionato delle scritte sul muro, le adoro, perché per me sono proprio un simbolo di un'urgenza espressiva, cioè non il murato, con le scritte anche più assurde mi piacciono molto, ma quindi questo mi circonda, come mi circondano, non lo so, la mia città, Firenze, con tutte le sue dinamiche belle, tante brutte che ci sono. Quindi a me piace parlare di questo, quindi l'ispirazione per me e per mio fratello è questa. Okay. Voi arrivate appunto da Firenze, quindi Firenze è stata una grande, cioè una città da cui sono arrivati molti artisti noti, cioè dai cantautori, da Masini, Rene Grandi, molti gruppi sono soprattutto toscani, quindi Litfiba, gli Zen Circus, Negrita. Anche, come dire, voi volete seguire questo filone o identificarvi in un altro settore, non so. Ma allora, credo che per quanto riguarda la scena fiorentina, soprattutto quella degli anni Ottanta, è una scena molto ingombrante, nel bene o nel male. Quindi l'obiettivo ormai dopo 30 anni, secondo me, è quello di distaccarsene sempre di più, avendo rispetto, cioè, non tutti conosciamo, cioè tutti i cicli di Litfiba, conosco la storia di Litfiba a memoria, conosco tutti i pezzi, quindi ma come Litfiba, anche Diaframma, cioè grandissimi gruppi degli anni Ottanta a Firenze, grandissima scena non solo musicale, però è stata molto, è una scena anche un padre molto ingombrante, quindi poi rischia di mettere ombra su tutto quello che è la scena che sono venute dopo. Invece secondo me, come un buon figlio, bisogna staccarsi il più possibile e fare la propria strada. Quindi questo sicuramente è quello che cerchiamo di fare. Poi non è che mi pongo un problema, cioè non è che me lo pongo come obiettivo, si fa quello che ci va di fare, che ci sentiamo di fare molto tranquillamente. Perfetto. E torniamo un attimo indietro ai due brani, Kate Moss e Novembre. Leggendo poi il testo, magari soprattutto in Novembre, mi è piaciuto molto come inizia e come si chiude. Cioè voi partite con litighiamo per niente e poi il nastro si riavvolge sui nostri vabbè, ma come una visione un po' particolare della chiusura di una storia, cioè, di solito viene descritta anche nelle canzoni più o meno sempre in modo rutinante, nello stesso modo, invece no, in realtà è proprio la canzone parte da quella che è il ricascarci sempre in una storia che non funziona e uno puntualmente fa spallucce, perché poi entrano tutte quelle cose extra sentimentali che sono la fatica di lasciarsi, quindi la fatica di lasciare l'appartamento, la fatica di lasciare la macchina che avevamo comprato insieme, la fatica di lasciare il cane che avevamo preso insieme, il dirlo ai genitori di lui o di lei, cioè entrano in campo tutte queste dinamiche extra sentimentali, quindi uno fa spallucce e dice vabbè, sai che continuiamo a stare insieme, tanto noi, okay. Si rilitiga, riprende di qua, di su, di giù, e si entra in questi loop infernali, quindi si riavvolge il nastro, esatto, e si parte da capo. Non è che poi non è che migliora, cioè non è un percorso, è un accartocciarsi, ripetersi continuamente. Ok, allora guarda, non so, chiudiamo con l'ultima domanda, che ormai è diventata una domanda di rito.
C'è un qualcosa che, non so, che volevi dire, che magari non ti abbiamo chiesto? Qualcosa alla nazione. Alla nazione, un messaggio alla nazione. No, no, in realtà quello che vorrei far capire a tutte le persone che ci sentano, a tutte le persone che ci intervistano, a tutte, è il più possibile il nostro credo artistico, le nostre attitudini artistiche. A me, finché passa quello, vale più di mille parole che posso dire, mille cose che posso fare. Cioè, quando passa la musica, quando arriva la sensibilità che noi ci mettiamo almeno nei nostri pezzi, allora abbiamo fatto bingo, non servono tante altre parole. Che poi alla fine è proprio la verità nella canzone, nella musica, quindi ci sta, ed è anche un'ottima cosa. Perfetto, dai, allora io ringrazio Matteo. Grazie a voi. E a questo punto magari ci rivedremo più avanti per qualche nuova intervista. Ciao!